shalel lach miriam melea haesed adonai mach berka banashir Bene, buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo secondo appuntamento con il nostro percorso in parole e musica attraverso i misteri del Rosario. Percorso che vorrebbe aiutarci a guardare a Gesù con gli occhi di Maria, perché Maria, Miriam, è terra accogliente. Lei per prima ha vissuto l'incontro con Gesù al quale anche noi siamo chiamati. Lei ci è stata consegnata da Cristo stesso come madre e quindi a lei possiamo guardare con fiducia, certi del suo aiuto amorevole e del suo accompagnamento tenero e discreto lungo il nostro cammino. La volta scorsa avevamo accostato i misteri della gioia, misteri che guardavano ai racconti dell'infanzia di Gesù e quindi all'inizio della vicenda terrena di Cristo. Seguendo l'ordine cronologico, oggi invece dovremo guardare ai misteri della luce, che invece ci propongono di tenere come fondale di senso durante la preghiera i momenti della vita pubblica di Gesù e quindi della sua manifestazione a tutte le genti, fino ad arrivare al momento dell'istituzione dell'Eucaristia. Prima di questo però, ecco, mi permetto di proporvi una piccola sosta, una sorta di intermezzo fra appunto i misteri della gioia che abbiamo visto la volta scorsa e i misteri della luce che dovremmo invece affrontare oggi. Sì, perché tra gli uni e gli altri c'è uno spazio di tempo non indifferente che costituisce un mistero altrettanto importante e fondamentale, che credo sia bello e doveroso illuminare con la nostra seconda luce di oggi e poi accompagnare anche con il canto. Si tratta del mistero di Nazareth, cioè del mistero grande della vita nascosta di Gesù. 30 anni che non sono stati narrati nei Vangeli, 30 anni di silenzio, ma che comunque possono parlare in modo davvero forte alla nostra vita. 30 anni di vita normale, tanto normale da passare del tutto inosservata. E forse Maria stessa avrà fatto fatica, probabilmente, a capire anche il senso di quella normalità. Ci si sarebbe aspettati un segno, un miracolo, invece niente. Poi però forse Maria intuì qualcosa in quel mistero silenzioso. Lui forse preferiva prima vivere più che parlare. Doveva impararla la vita di carne, lui che veniva dal cielo. Rimanere in silenzio per sentire la terra e affondarci le radici. Gustare sulla pelle la carezza del vento, il calore del sole. Sentire l'acqua che scende fresca lungo la gola assetata o sentire il sapore di una lacrima sulla propria lingua. Provare il dolore per una scheggia di legno che si infila nel polpastrello del dito. O ancora gustare il sapore del vino o del pane appena fatto. Sì, Yeshua, Gesù, doveva vivere prima di parlare. Il tempo della parola poi sarebbe arrivato, ma prima bisognava passare dalla quotidianità. Anche noi siamo chiamati a questa sfida, anche noi siamo chiamati all'eroismo che richiede il vivere una vita normale, così da imparare a scorgere la presenza nelle piccole cose, capire che è nelle pieghe del tessuto della vita quotidiana che si nasconde l'infinito e solo dopo si può incominciare a parlare. Bene amici, anche oggi mi fermo qui. Vi auguro davvero buon ascolto e buona preghiera e se volete ci vediamo la prossima volta. Ciao! Nazareth, un silenzio che durò 30 anni. Dopo l'incontro, l'attesa e quella notte che ti vide diventare madre sotto luce di stella, dopo le tue lacrime di gioia e l'abbraccio di Joseph, dopo l'arrivo di quegli uomini saggi da terre lontane e la follia di un re che vi costrinse all'esilio, dopo tutto questo, il silenzio. Mi sembra di vederti, Miriam, che attingi acqua dal pozzo di Nazareth in un mattino che promette bel tempo, tra il vociare della gente e il cigolio delle ruote di qualche carretto di legno. Mi sembra di vederti preparare un pasto a Joseph che torna stanco dopo un giorno di lavoro, i capelli imbiancati di polvere e gli occhi vivi di chi conosce un segreto. Quante volte avrai parlato con lui di Gesù, di come stava crescendo, di quello che imparava, quante volte lo avrai guardato giocare e ti sarai chiesta come poteva essere che quel bambino era il figlio di Dio. Nel cuore del Tempio di Gerusalemme, il tuo popolo un tempo custodiva l'arca dell'antica alleanza. Quello era il luogo della Shekinah, la presenza di Yahweh. Ora però
quella stessa presenza era lì, lontano dagli incensi del tempio, un semplice bambino, e tu lo guardavi giocare, Miriam, a piedi nudi, sulla terra polverosa di quel piccolo borgo di Galilea, un semplice bambino, un grande mistero. Sotto il cielo